Finzione o realtà? Ora che siamo usciti dalla campagna elettorale e che tutti sembrano essere un po' più seri, speriamo che la realtà sconfigga la finzione delle promesse elettorali. Il caso più eclatante è quello del candidato premier Luigi Di Maio. La sua postura, i suoi modi, il suo modo di comportarsi, le sue visite prima in Confcommercio, poi in Confartigianato, fanno pensare all'uomo di Stato più che all'uomo di lotta. All'uomo di governo più che all'uomo che apre il Parlamento come una scatoletta di tonno. Però ci sono alcune cose che bisogna chiarire. Una tra tutte è proprio di oggi. Voi dovete sapere che l'Italia ha un grande problema, e cioè il suo porto più importante, uno dei suoi più importanti, che è quello di Genova, è una specie di perla nel deserto, perché ci sono le montagne e non le abbiamo mai bucate, e dunque le merci che arrivano nel Mediterraneo, dalla Cina, dagli Stati Uniti, preferiscono andare in un porto come quello di Rotterdam, che in 4,48 con l'alta velocità riesce a far arrivare quelle merci, che vuol dire merci in esportazione e in importazione, con facilità nel centro dell'Europa. Genova è tagliata fuori. Bene, sono anni che si parla del cosiddetto terzo valico, e oggi hanno messo pure un treno veloce e lo hanno inaugurato tra Genova, Milano e Venezia. Per noi è un asse fondamentale. Non vi voglio annoiare su quanto varrà questa apertura di questo valico, però Di Maio ha detto non si deve fare quest'opera. È contro il Movimento 5 Stelle a quest'opera. Ecco, speriamo che questa sia finzione e non realtà, come è stata finzione essere contro le Olimpiadi e si è visto a Torino, come è finzione fare il reddito di cittadinanza per tutti, come si sta vedendo nella polemica tra Di Maio e Grillo. Di Maio dice dovete cercare lavoro, se no non ve lo diamo. Grillo risponde il reddito di cittadinanza per tutti. Insomma, speriamo che poi sia la Casa Bianca a fare il Presidente della Repubblica, sia Palazzo Chigi a fare il Premier italiano, perché se no quello che pagheremo è poco oggi, ma è tantissimo domani. Avere un paese senza infrastrutture ci costerà una cifra che non è neanche immaginabile.